comando, mentre al comando forse di... Attagliato Roberto Andreghetti, questo potrebbe cambiare il campionato. Al comando va il numero 6, Incranferme, attaccato all'esterno, ma Incranferme dice che non si passa, Incranferme prende in mano, si passa, Illinois, Lombardo, al comando, così come aveva detto, mentre intanto Roberto Andreghetti è fuori corsa, e quindi dalle retrovie sta spostando il numero 10 che è rimasto dietro, Inox Fonte. I cavalli hanno percorso i primi 426 euro, dalle retrovie avanti Inox Fonte, lo anticipa secco il numero 9 Giglio del Cigno e si arriva così al paletto dei 600 in 41,8. Marcello Vittorio ha scelto bene con il confermo di mandare Peppe Lombardo, adesso il campionato può essere davvero suo, Inox al comando, sposta Giglio del Cigno, chiamate la schiena a Inox Fonte, Giglio del Cigno guadagna, Lucci in posizione di sparo, Andreghetti deve guardare nello scuderia, 57,9 per i primi 8, vai Salvatore, ah, il campionato è ancora aperto. È ancora aperto perché San Paolo Mennocchi è pronto alla spolverata, di fuori c'è Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata con il grande combattente Giglio Vecchino, al comando è Illinois, adesso Giglio va ad attaccare diritto dritto il leader, e risponde Giuseppe Lombardo Junior, di dietro c'è il numero 1, 10 Inox Fonte non segue. Adesso le maitappi, Giampaolo Mennocchi viene via in terza ruota e sperava qualcosa di più, mentre all'interno avanza il numero 6, il Confermo. Illinois che cerca di scoccare, il Confermo che si prepara, filtra bene anche l'italiano, spostato Mennocchi con l'Ox Fonte che non guadagna, sposta all'arrivo il Confermo con Militore, ferma Illinois, identici da italiano alla coscia giusta, Illinois stanchi, teniamo guadagna, ma c'è il Confermo, Marcello Militore, gioco, partita, incontro, e